Ci siamo, è giunto il momento delle due finali, contro il Tottenham per quanto riguarda l'Europa League e contro il Paris Saint-Germain per quanto riguarda la Coppa di Francia. Due finali che chiuderanno la seconda stagione della carriera che stiamo vivendo da mesi con il Monaco, poi ci sarà il Mondiale con il Belgio e poi, dipende da voi, se questo video arriva a 3000 like, ufficialmente ci sarà anche la terza stagione, quindi mi raccomando, datevi da fare. Una cosa al volo prima di partire riguardante questo video: come sapete da Instagram e anche da YouTube, perché insomma se siete iscritti vi sono arrivate 10.000 feed in questi giorni, avrei dovuto fare in live le finali, ma ho avuto dei piccoli problemi di connessione, piccoli par di par, perché lunedì non siamo proprio riusciti ad andare in live, martedì invece ci siamo riusciti, ieri, soltanto per una parte, e quindi la partita contro il Tottenham l'abbiamo vissuta in live assieme a Rudy Zlatan, quella contro il Paris no, quindi ci sarà una sorta di mix in questo video, poco importa, perché le finali le vedrete, ve le godrete, e vediamo un po' come sono andate. Cominciate a mettervi comodi, ma prima di partire permettetemi di ricordarvi che sabato 24, quindi questo sabato, uscirà la prima parte della YouTuber Summer Cup, l'evento che abbiamo fatto la settimana scorsa a Roma con tutta YouTube Italia, e quindi attivate le sveglie, seguitemi su Instagram perché lì scoprirete tutto in anteprima. Ci vediamo alle 12 di sabato, ma intanto mettetevi comodi per davvero e godetevi le finali. Corre il cambio al pallo, verso la porta, Benietez! Lanza e poi gira! Pellegri! Un gol pazzesco! Pazzesco di Pellegri! Un po' di Inghilterra, e quindi direi, prima di scendere in campo, di andare a vedere come queste squadre arrivano, no, a questo impegno. Tottenham che ha vinto il suo girone con una sola sconfitta e 5 vittorie. Un girone non impossibile, peraltro, però insomma l'ha gestito abbastanza bene. Poi ha perso contro il Legia Varsavia. All'esordio. Cioè, e poi le ha vinte tutte. Clamorosa. Eh sì. Poi i sedicesimi di finale, analizziamo un attimino, perché il Tottenham contro il Milan, in totale ha vinto 6-1 tra andata e ritorno come aggregate. Andiamo oltre, ottavi di finale passeggia sul Getafe, anche qui. Ai quarti fa fuori il Leverkusen, ma... percorso straordinario del Tottenham, che in semifinale rimonta contro il Lipsia e quindi la finale contro di noi. Diciamo che se noi abbiamo spesso perso l'andata, cioè non abbiamo mai vinto l'andata, solo pareggio, ma poi tutte sconfitte all'andata e vinto al ritorno, con loro sono i favoriti, possiamo dirlo? Sono i favoriti, perché non te lo puoi più permettere di perdere l'andata, perché ti esatto. Volevo informare che c'è solo l'andata, c'è solo sono due partite, ma sono due finali diverse. È vero. Poli opposti, Spurs da una parte, Monegaschi dall'altra. Chi ha dominato questa fase finale dell'Europa League? Contro chi ha rischiato tanto già dalla fase a gironi, ma è sempre sopravvissuta, ha sempre ribaltato il risultato maturato all'andata. Oggi non ci sarà andata e ritorno, è una gara secca, è una finale, è semplicemente Tottenham contro Monaco. C'è la coppa e c'è la voglia di far bene. Buonasera dalla Mestalla di Valencia, un saluto da Federico Marconi e Rudy Zlatan. Ci sono i protagonisti e ci sono soprattutto Gianluca, o meglio Rudy, che dir si voglia, le punte di spessore, perché da una parte c'è Ben Yedder, dall'altra c'è Kane, ma ci sono anche due diffidati, poco importa, sono appunto Kane e Doherty nel 4-2-3-1 del Tottenham, guidato appunto dalla 10, con un grande centrocampo, con tanta qualità, Danimarca, Francia, c'è un po' di tutto in questo Tottenham. C'è un po' di tutto, poi si gioca in un paese dove il meteo è molto molto caldo, ma anche l'atmosfera, lo vediamo, è caldissima, delle grandi occasioni, si affrontano due grandissime squadre e si affrontano, come hai detto tu, due grandissimi bomber. Da una parte Harry Kane, che non conosciamo di certo quest'anno, dall'altra Ben Yedder, dopo lo splendido anno precedente, un infortunio, un inizio un po' stentato, ma poi è uscito
Wissam, ci aspettiamo tanto da lui. Si comincia con il primo giro palla degli Spurs. L'infortunio che raccontavi non gli ha impedito di vincere la classifica marcatori in Liga 1. È tornato e ha staccato Neymar di tanto. Aouar. Punta Tchouaméni, riesce a superarlo, va in progressione, poi col sinistro dentro, deviato ancora Aouar col tacco, Kane in area, tacco anche il suo, Reguilón, destro, respinto da Florenzi, ma la palla resta in zona, sempre Reguilón, cerca spazio, Florenzi, inizio shock del Monaco e non è finita, Aouar ha la chance per calciare, lo aspetta Ayer e lo chiude, che brivido subito, El Shaarawy, la porta a spasso, uno contro uno, cerca un'idea per andare, non c'è molto movimento dei compagni, allora c'è la calma del Monaco in fase di impostazione. Tchouaméni, dentro Ben Yedder, sponda ancora sul francese che cerca spazio, va dentro pure McTominay, la palla viaggia per Draxler al limite, destro, Lloris! È stato molto bravo qui Draxler a fintare di andare incontro a questo pallone e farlo scorrere sul destro e ha cercato subito di testare la qualità dei guantoni di Lloris che si è fatto trovare pronto e ha messo il calcio d'angolo. Primo angolo anche per il Tottenham verso Kane, il Shaarawy ci ha messo il piede, occhio a Ben Yedder dalla parte opposta a Aouar. Greenwood, occhio che è in posizione di sparo, palla dentro e Tottenham in vantaggio, ha segnato tanto per cambiare, Harry Kane 1-0. E si sono stati bravi questa volta in una seconda palla a verticalizzare velocemente verso la punta, cercatissimo il capitano Harry Kane che non ha nemmeno dovuto guardare la porta, l'ha girata di prima sul primo palo, non poteva nulla le Comte. Alla Kane, un grande attaccante, capitano, insomma ci ricorda qualcuno che deve ancora iscriversi alla partita. Si sta giocando meglio il numero 10 del Tottenham, venuto più spesso incontro, però sappiamo anche che dall'altra parte basta poco per accendersi, un po' come è successo al capitano del Tottenham. Allargo su Florenzi, eccolo Ben Yedder, fa scorrere sull'interno, lo aspettano e lo chiudono, si fa male Wissam. C'è stato un contatto, sembrava abbastanza falloso, il direttore di gara, il polacco, ha lasciato correre. Francamente vorrei rivederlo. Si è rialzato Wissam, io mi auguro che non sia nulla. Mi auguro che non sia nulla, è stato fuori 4 mesi ed è il momento decisivo della stagione. Ma si gioca dalla parte opposta, Lo Celso, dentro ancora il pallone, Højbjerg, Le Comte risponde con la faccia. E poi Ayer si dimentica il pallone però, sempre Højbjerg, sinistro, ancora, Le Comte. E adesso un po' perso la testa difensivamente il Monaco, ha fatto due errori di posizionamento prima, in uscita poi, attenzione perché sono da valutare comunque le condizioni di Ben Yedder. Si riparte dal cerottino di Ben Yedder, sperando che si riprenda, soprattutto dal vantaggio del Tottenham. Julian Draxler, dentro nello spazio per McKennie, che si gira bene, va sul destro, può provarlo, McKennie, Lloris! È stato bravo anche McKennie, i due cambi dell'intervallo da parte di Mister Marconi stavano subito confezionando una palla per cambiare la partita, purtroppo Lloris oggi sembra in stato di grazia. Capo per Florenzi, Wissam che non si è ancora ripreso, va Draxler, va anche Onyekuru nello spazio, geniale il pallone, in area, Onyekuru, rimpallo e poi sulla linea Soyuncu. È stato bravo Ben Yedder a vedere lo scatto di Onyekuru che non se l'è sentita di calciare di prima, probabilmente avrebbe dovuto rubare un tempo all'avversario. Ma è un altro Monaco col 7 in campo, McKennie lo cerca ancora, vince un rimpallo, arriva in zona tiro, sempre McKennie che salta l'uomo e poi voleva Wissam, era una buona idea, ma è stata anche decisiva la chiusura, mentre il Tottenham fatica a ripartire ma ci riesce. Ken può essere l'uomo che in questo momento ci serve. Il Tottenham prova a riaffacciarsi dalle parti di Le Comte. Palla centrale, non male l'idea, Koundé superato, Lo Celso secondo palo verso Son che palleggia, riesce a rimettere dentro, miracolo di Koundé e poi ancora calcio di rigore. Il fallo di Touré. È andato molto deciso l'arbitro, era vicino, a noi non sembrava francamente l'avesse presa col braccio, però eh sì. Kane per la doppietta, Le Comte per tenerci in vita. Due a zero per il Tottenham, con il cucchiaino di Harry Kane. Molto freddo, glaciale quasi l'inglese. È andato dal dischetto, ha guardato negli occhi Le Comte e con un tocco sotto è riuscito a mettere dentro il pallone. Adesso è veramente una tegola dura per il Monaco che stava spingendo, stava meritando il pari a più riprese.
anche qui rischio, ma i centimetri gli danno ancora ragione. Kane, superato ancora il pressing, occhio alla chance per il 3-0 che arriva con la dormita di Koundé. Horror, horror questo finale di partita. E adesso Reguilón con grande sicurezza in contropiede il Tottenham che segna ancora. E adesso negli spazi fanno quello che vogliono. Calato proprio moralmente, psicologicamente il Monaco, che arrivava con grande convinzione in questa finale. Poi gli episodi, ecco, l'hanno sicuramente condizionata. Lezione di calcio del Tottenham che vince l'Europa League. Non c'è mai stata storia se analizziamo soltanto il punteggio. C'è stata e come la storia, perché poi le partite sono fatte di episodi e gli episodi dicono loro più forti. Una partita che poteva rimanere aperta, l'infortunio di Banider non aiuta, così come non aiuta lo sbagliare le palle gol nel tuo momento migliore. Però sono partite delle quali bisogna assolutamente imparare. Il Monaco ha sempre imparato tanto in questi anni, e arrivare alla prima finale europea della nostra avventura, la seconda stagione, può essere prematuro, lo è. Se vedi poi il risultato finale, è un peccato averla persa così, si poteva anche perdere. Naturalmente l'hai detto tu, ci vogliono degli step. Questi step li ha fatti il Tottenham, li ha percorsi tutti dal primo all'ultimo. Quello che manca al Monaco, ci vuole tempo, una squadra comunque sia giovane dal punto di vista di amalgama, di esperienza, e quindi ci sta anche dopo una grande cavalcata così, diciamo, cedere alle prime difficoltà, perché oggi comunque la partita si era messa male, è stata brava a reagire la squadra di Marconi, ha provato a più riprese a trovare il pareggio, poi l'episodio del rigore, l'episodio dell'infortunio di Ben Yedder, insomma il resto lo abbiamo visto tutti. 6 giorni. Salta comunque? Non lo so. No, perché è il 4 giugno se non sbaglio la finale. Quindi vedi. Rientra in tempo. Abbiamo costruito bene per tutta la stagione. Poi qualcosa d'improvviso si è rotto. Quella maledetta sconfitta nel Parco dei Principi, il 3-2 alla penultima di campionato, di interrompere i nostri sogni scudetto. E poi il sonoro 4-0 in finale di Europa League contro il Tottenham. È un finale che non volevamo vivere in questo modo. E allora questa partita contro l'avversario di sempre, il Paris Saint-Germain, ci offre la possibilità di riscatto, con un Wissam in più che ha rischiato di non giocarla questa partita per l'infortunio in finale di Europa League. Però ha stretto i denti, c'è quasi al 100%, così come c'è Mbappé a fianco di Icardi, di Neymar, di Richarlison. Tanti ne hanno loro, tanta la voglia che abbiamo noi. Questa è la coppa, bruttissima come al solito, ma non importa, vogliamo alzarla. Occhio che è scappato Richarlison alle spalle di Koundé, che si è fatto beffare non a modo suo, perché solitamente chiude meglio sempre Richarlison, sempre Koundé su di lui. Poi conclusione con Florenzi che respinge, confusione pazzesca, insiste il Paris. Occhio ai Icardi sul sinistro, si gira, apre Mbappé, le conti in qualche modo, poi Koundé e in qualche modo il Monaco si salva. Neymar, Richarlison dalla parte opposta, Icardi che mette giù colpetto, serve Neymar dentro l'area, 1-2, Neymar al centro e Mbappé, facile facile, da due passi fa 1-0 al secondo tentativo, avanti il Paris Saint-Germain. Florenzi, Salemakers, Bershkaren, sale Tchouaméni, sale bene col pallone, aspetta il momento giusto per andare da Ben Yedder, ci va adesso, è un buon pallone per Wissam, dentro l'area, finta di Ben Yedder, la porta sul mancino e piazza a giro! Eccolo! Il timbro del solito Wissam Ben Yedder, che ha rischiato di non giocarla questa finale, la gioca e segna, 1-1, sempre lui! Dagba, Ganagay, corridoio centrale, entra in area, riesce a crossare, secondo palo e Parigi che torna in vantaggio con Neymar. Ma buonanotte ai due centrali che stanno facendo malissimo, perché io capisco che abbiano qualità, però Koundé sul primo gol si perde Mbappé e qui non salta su Neymar, mi sembra un po' eccessivo. 2-1.
Pressione alta del Paris, altro errore in fase di impostazione. E 3-1. Segnato ancora Mbappé, che fa doppietta. Imbarazzante in uscita. E poi questa esultanza ci piace, perché siete più forti. Ma guai, guai ad andare oltre, ragazzi. Guai a sfottere l'avversario. Che poi il calcio è strano. Beppe, McKennie, vicino McTominay, stop con difficoltà, riesce poi a mettere dentro per verciare, tutto buono, di ritorno il pallone che non filtra, e poi però bisogna inseguirlo questo pallone, non fermiamoci a guardare né a protestare perché loro ripartono. Neymar, Koundé, perfetto questa volta, quindi palla buona per Martins che può accendere la Ducati come al solito, dentro per verciare Ben Yedder, per il momento corre Martins, guarda Ben Yedder, lo serve adesso, Navas, Koundé, altro errore del Monaco, Mbappé dentro l'area, sterza, Lecomte, che vergogna, movimento anche di McKennie al limite, visto e servito, deve inventare, lo spazio Ben Yedder, va dentro pure McTominay, Ben Yedder la porta, cerca ancora un'idea. Poi fa passare il pallone Martins per il 4-2. Vediamo se è soltanto un timido miagolio o un ruggito quello della Monaco. Ganagay chiude regolarmente McTominay, deve andare Ken, che però non va Ken, resta fermo. E beh, difendiamolo il 4-2, mi raccomando. Eccolo Moise, aspetta Touré e lo serve adesso. Dentro sta andando Ben Yedder, arriva il pallone, secondo palo. Provo a non arrabbiarmi, però quando è tutto l'anno che tu queste palle le metti dentro e nella singola partita non entrano, ditemi come posso non dare la colpa al gioco. Fate voi. Ben Yedder viene incontro, rimpallo. Abbiamo perso tre tempi di gioco ma siamo ripartiti. Florenzi porta a spasso il pallone, dentro Ben Yedder e Ken, largo Martins, posizione regolare, occhio a Ben Yedder incontro, la palla arriva dentro l'area di rigore, l'ha presa Navas. Secondo errore non da Ben Yedder, secondo errore ingiustificabile di Wissam sotto porta, chiaramente nel momento in cui potevamo rientrare in partita. Mbappé si gira, lascia il pallone a Icardi, chiude Touré, la palla ovviamente con la calamita arriva Mbappé che apre per Neymar. È tutto molto bello e divertente, piacevole, meritocratico. Guardi che spinge ancora intanto Mbappé. Ci sentivamo pronti prima di queste due finali. Poi il campo ha detto 4-0 contro il Tottenham, 6-2 contro il Paris Saint-Germain. Non importano i motivi, importano i risultati. Abbiamo chiuso così la nostra seconda stagione, con due schiaffi, con due umiliazioni. La terza dipende da voi. 3000 like per questo video. E ci sarà il tentativo di rifarci con gli interessi. Perché francamente chiudere in questo modo non è da noi. Bisogna accettarlo. Non ricordo neanche in passato, sì ricordo sconfitte, ma non ricordo sconfitte così, in due finali, due umiliazioni. C'è sempre da imparare nella vita. E allora guardiamoli esultare. L'anno scorso esultavamo noi. Guardiamoli perché dovremo portare questo momento con noi. Detto questo, con loro che esultano, io vi ricordo che se questo video arriverà a 3000 like, arriverà di conseguenza anche la terza stagione. E vi ricordo soprattutto che indipendentemente dalla terza stagione ci sarà il mondiale con il Belgio. Quindi archiviamo l'aspetto Monaco. Ci vediamo in questi giorni, non soltanto sabato con il primo episodio della YouTuber Summer Cup, primo di tre, ma poi prossima settimana ovviamente col mondiale. Grazie per il supporto e anzi spero che ci sia del supporto, perché ci serve, soprattutto quando le cose non vanno bene.